Ehi, ehi, sveglia! Sveglia! Diana. Ah, mi avevi detto che passavi le serate sott'acqua, invece sei nei sonni profondi. Non immaginavo mai che saresti venuto a trovarmi. Ho mandato a dormire il pesce cane e aspettavo che il sole andasse giù per potermi tuffare. Ma cosa sei venuto a fare in mezzo alla laguna? Sono venuto a trovarti perché questa sera vengo sott'acqua con te. Dove? Sott'acqua. Ma cosa stai dicendo? Scherzi, Miss Diana? No, no, non scherzo. Per 2 anni ho fatto un corso di nuoto e respirazione in collegio. Non capisco, ma in America ci sono scuole anche per respirare. Certo, è questione di tecnica. Anche per nuotare più in fretta. Guarda, mettiti queste pinne. E poi useremo un'altra novità, è un segreto. Se se ne accorge Jeff e mi rispedisce in America. La torcia giapponese. Ma scusa, a che cosa serve? Per fare luce sott'acqua. Le ha fatte venire mio fratello da Hong Kong per organizzare la pesca notturna. E io gliene ho rubate 2 per venire a spasso con te. Mi aiuti, per favore? Certo. Senti, c'è solo una cosa che mi preoccupa. Che cosa? Sei sicuro che il tuo pesce cane non torni a cercarti? Ah, no, stai tranquilla. Diana, 2 polpi in amore. Scivolavano con 2 tentacoli avviluppati come se si tenessero per mano. E a un tratto apparve il Tamanù, il dio del mondo sommerso. Saliva dal fondo ad ispezionare la sua laguna. Ci sfiorò tranquillo con le ali come se fossimo anche noi creature del mare. Che bello, non avrei mai creduto, è stato meraviglioso. Come il giorno dell'aquilona, ricordi?